Ragazzi, dirvi che siete bravi sarebbe troppo riduttivo, perché l'ultimo video vi avevo chiesto 600 like e abbiamo superato i 1000. È stato un video che è stato visto da tantissime persone rispetto a quelli precedenti, dato il momento storico non favorevole al parlare di calcio, ma vuol dire che l'ultimo video vi è piaciuto, quindi ho deciso di portarvi sempre più video simili. Tra l'altro questo video nasce proprio da voi, nasce su Instagram, nasce da delle votazioni alle quali avete risposto sempre presenti. Infatti dopo andremo a vedere i numeri, sono numeri altissimi e di questo sono contento, perché in tanti hanno deciso di votare per poi realizzare proprio questo video. Quello della settimana scorsa era un video fantasioso, no? Era un video in cui mi davo libera scelta, creatività nel formare una squadra che poteva essere competitiva a quei livelli. Il video di oggi invece è un video nel quale chiedo il vostro aiuto per far sentire vero e proprio la voce del popolo juventino, no? Quello che la gente pensa a proposito dei calciatori della Juve. Questo giocatore è buono per la Juve o no? Questo giocatore è buono per la Juve? Sì. Se sì, perché? Se no, perché? E poi andremo a vedere quelli che non volete avere la Juve anche l'anno prossimo e eventualmente andiamo a vedere con chi sostituirli e con le voci di mercato che circolano quotidianamente sia sui social sia sui giornali. Quindi voi siete i protagonisti veri e propri di questo video e ogni piccolo voto che avete espresso alla fine potrebbe andare a formare la squadra dei nostri sogni. Poi vedremo se alla fine del calciomercato Paratici, Agnelli e Nedved e tutti questi personaggi avranno fatto i nostri stessi ragionamenti, avranno scelto di tenere o di cedere quei giocatori in particolare o addirittura acquistare quelli che si leggono esattamente sui giornali. Però sono contento perché avete risposto presente all'ultimo video, avete risposto presente ai sondaggi ed è per questo che vi chiedo ancora una volta di replicare. 600 mi piace anche questo video, se poi saranno di più ne sarò ancora più contento, ma stiamo pian piano tornando ai nostri standard, stiamo tornando ai nostri livelli, aspettando il 13 di giugno che dovrebbe essere la data in cui riparte esattamente tutto il calciomercato. Quindi sono felice, andiamo subito a fare anche questo video, ma prima di tutto vi dico che ho intrapreso la carriera anche su Twitch, come streaming in diretta, ovviamente si parla della Juventus praticamente ogni volta che mi connetto. Se vi può far piacere, qui sotto in descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch, vi aspetto assolutamente in live perché ci divertiamo sempre tantissimo e voglio arrivare a fare sempre più live e soprattutto dei post partite in diretta nel quale possiamo interagire in tempo reale e che ci divertirebbero un sacco, quindi follow anche al canale di Twitch, so che lo farete. Partiamo da Szczęsny, che è il primo portiere che andiamo ad analizzare. Szczęsny è stato votato tantissimo, il 14% di voi vorrebbe venderlo e ci sono anche rimasto male perché pensavo fosse più all'unanimità la permanenza di Szczęsny alla Juventus, invece soltanto per modo di dire l'86% delle persone vorrebbero tenere Szczęsny alla Juventus. Stiamo parlando di 2775 persone che vogliono la permanenza di Szczęsny contro 436 che vogliono una sua cessione, quindi comunque ovviamente il maggiore è tenere ancora una volta Szczęsny, ma pensare che su quasi 3200 persone ben 400 vorrebbero cedere Szczęsny mi ha sorpreso, non lo pensavo assolutamente. Fatemi sapere nei commenti se avevate questa idea oppure no. Numeri simili per Buffon, ma molte più persone vorrebbero tenere Buffon rispetto a Szczęsny. Stiamo parlando dell'87% contro 13, molte più. Stiamo parlando dell'1% in realtà, quindi sono numeri molto simili, ma fa strano pensare che il secondo portiere ha più fiducia rispetto al primo come permanenza. Stiamo parlando di 2815 persone che vorrebbero tenere Buffon contro 433 che vorrebbero cederlo. In realtà quel 433 lo possiamo leggere come 433 e questo è uno spoiler, questa è la via che ci sta suggerendo Instagram come modulo vincente per la Juve, che è quello che stiamo usando tutto l'anno, ma però questa è un'altra storia. Il sondaggio crolla con Pinsoglio perché il 79% di voi vorrebbe tenerlo e il 21% vorrebbe venderlo. Anche qua sono rimasto sorpreso, per il terzo portiere della Juve e per Pinsoglio, soprattutto per quello che è un po' il nuovo meme della Juventus, meme per modo di dire, Carlo non ti offendere se mai vedrai questo video, pensavo che ci fossero molti più consensi per Pinsoglio, invece andiamo a vedere, sono 2617 le persone che vorrebbero tenere Pinsoglio e sono 681 le persone che vorrebbero vendere Pinsoglio. Ci sono rimasto male quasi come con Szczęsny. Capivo Buffon un po' per il discorso affettivo, un po' per il discorso di età, lì si poteva essere combattuti, invece è stato in assoluto quello in cui avevate le idee più chiare. Pinsoglio e Szczęsny mi hanno sorpreso. Ho chiesto anche qualcosa in più e qualcuno di voi mi ha risposto così: Pinsoglio capitano titolare con la 1, e qua siamo esattamente tutti d'accordo. Invece Riccardo Ferrarese, che tra l'altro è un mio amico che mi segue qua su YouTube, mi dice: difficilmente migliorabile, in giro non vedo di meglio, su questo reparto non andrei ad investire. Io sono totalmente d'accordo con la sua idea e con la sua opinione. Passiamo poi ai difensori centrali.
il primo ovviamente è Capitan Giorgio Chiellini. Qua veramente siete praticamente tutti d'accordo, il 90% di voi vorrebbe tenere Chiellini, il 10% di voi vorrebbe venderlo. Io vorrei conoscervi, voi 10% di voi vorrei incontrarvi e sapere che cosa avete contro Giorgio Chiellini. 3591 per il tenerlo e 396 per il venderlo, e io so nomi e cognomi di questa persona e vi vengo a prendere a casa. Ovviamente scherzo, ognuno può avere la propria opinione, ma è interessante, pensavo che Chiellini fosse uno di quei giocatori potesse arrivare tipo al 100% o giù di lì. Diatriba aperta per Leonardo Bonucci, 76% lo vuole tenere, 24% lo vuole vendere. Interessante, perché qua stiamo andando a toccare cifre vicine al quarto. Un quarto di voi vorrebbe venderlo, tre quarti di voi vorrebbero tenerlo. Quindi diciamo che inizia a essere combattuto Bonucci, forse è il primo giocatore in cui le percentuali iniziano ad allontanarsi rispetto al 100%, no? Infatti 3.064 sono i favorevoli ad avere Bonucci ancora una volta in rosa il prossimo anno e 982 sono le persone che invece vorrebbero venderlo. Poi bisogna vedere, vorrebbero venderlo perché? Perché pensano che questo giocatore possa essere ceduto per andare a guadagnare a livello economico di cartellino e quindi reinvestire su altri giocatori, semplicemente perché non gli piace Bonucci? Bisognerebbe capirlo. De Ligt invece è quello che per adesso mette tutti d'accordo, 95% lo dobbiamo tenere, 5% lo dobbiamo vendere, alla faccia di tanti che all'inizio lo criticavano, tanti che continuano a dire è un bidone, strapagato, è un giocatore che non è forte. 95 contro 5, che si traduce in 204 persone che lo vogliono vendere e saranno state praticamente tutte ubriache, e 3.948 che lo vogliono tenere, e questi sono tutti sobri o comunque hanno appena iniziato a fare aperitivo. Non si spiega se no diversamente. Leggermente diverso per Demiral, ma siamo veramente vicino ai livelli di De Ligt. 91% lo dobbiamo tenere, 9% lo dobbiamo vendere, 365 come giorni dell'anno lo vorrebbero vendere, 3.796 giustamente, viene a dire, vorrebbero tenerlo. E io sono tra queste 3.796, sono il più uno, 3.797, Luca Toselli. E adesso arriviamo invece a Daniele Rugani, che è il primo giocatore vero e proprio che ha questa preferenza di maggioranza per la cessione. Non sono stupito da questa cosa, sono stupito che sia così alta. Pensavo ovviamente che la maggioranza fosse per la cessione, ma 87% di cessione è altissimo, dato che se consideriamo che il 90% era pressa poco per giocatori come Buffon, Chiellini, De Ligt, quindi o gli storici oppure i giocatori giovani come De Ligt e Demiral, che ovviamente non li vuoi cedere, qua si inverte totalmente la tendenza e va tutto dall'altra parte. Quindi Rugani in questo momento lo salvano veramente poche persone, 522 persone salvano Rugani, forse anche Rugani stesso ha votato per questa cosa, mentre 3.651 lo vogliono vendere. Devo dire di non essere stupito e di essere anche parzialmente d'accordo. Rugani di tutti è il difensore centrale più sacrificabile. Rosario Patti dice: Sobboni ma un po' vecchiotti. Certo, a parte Dritte e Demiral, Rugani non lo conto nemmeno. Proprio per riassumere alla perfezione tutto quello che abbiamo detto e che ci dicono le statistiche, questo è il pensiero di tanti tifosi juventini, forse quasi la maggior parte dei tifosi juventini, io compreso. Poi qualcuno dice: infami, frustrati e falsi rubentini, ti sei dimenticato di aggiungere uè uè uè. Poi passiamo ai terzini, ultima parte per quanto riguarda la difesa. Ovviamente portieri, difensori centrali, terzini, questi sono i giocatori difensivi che abbiamo a disposizione, no? Inizia a ballare, iniziamo ad avere percentuali un po' in contrasto tra di loro. 36% lo vuole vendere, 64% invece lo vuole tenere. Iniziamo, vedete? Il 50% è lì che combatte. 1130 persone vorrebbero venderlo, 2053 invece lo vorrebbero tenere. Voi cosa avete votato? In quale parte siete? Nella A o nella B? Poi c'è Cuadrado, il 20% di voi vorrebbe venderlo, l'80% di voi vorrebbe tenerlo. Questa cosa mi fa tanto piacere, perché Cuadrado credo che abbia dimostrato tanto in questa stagione, anche come terzino di destra, e non sono stupito di vedere l'80% favorevole. 2.565 persone favorevoli a un Cuadrado anche l'anno prossimo, 653 favorevoli invece alla cessione nella prossima finestra di mercato. E poi apriti cielo, perché iniziano i terzini che proprio non potete vedere, odiate con tutti voi stessi. Danilo, 63% di voi lo vorrebbe vendere, quasi tutti, no, quasi no, però 63% su una permanenza mi sembra più facile da ottenere rispetto a una cessione. Quando andiamo oltre il 60% per una cessione, capisco veramente che quel giocatore non vi sta simpatico. Quindi 63% per la cessione, 37% per mantenere rosa, anche magari non come titolare, ma come semplice riserva. 2.044 persone vorrebbero venderlo, 1.190 invece vorrebbero tenerlo.
sono numeri importanti che fanno capire quanto Danilo non sia entrato nel cuore dei tifosi della Juve. E se questi numeri vi sembravano atomici altissimi, ecco qua Mattia De Sciglio, 79% di voi vorrebbe venderlo, soltanto il 21% vorrebbe tenerlo. Siamo ancora ben lontani dai 3.651 che volevano vendere Rugani, quello lì è in assoluto il record, il numero più alto di voti per una cessione fino adesso. Qua sono solo, tra virgolette, 2.587, ma ci sono anche 670 persone che identificano De Sciglio come un giocatore da tenere all'interno della rosa dell'anno prossimo. Io vi voglio conoscere tutti e invitarvi fuori a cena, ci mangiare una pizza, ci beviamo una birra tutti insieme, facciamo due chiacchiere, tutta sera chiacchiere su De Sciglio. Pensate che bella serata che viene fuori. Siete molto in contrasto perché qualcuno dice Alex si è in forma da una buona spinta e non fa più cappella in fase difensiva, Cuadrado è un jolly. E qualcuno vi dice buoni, ma Cuadrado terzino no, anche se molto di spinta. Qualcuno addirittura dice Cuadrado per voglia e grinta è il migliore della squadra, sottovalutato secondo me. Due ottimi terzini propensi all'attacco, Cuadrado sa fare l'ala, tutto di guadagnato. Quindi c'è molta molta differenza di pensiero in questo. Io sono convinto che Cuadrado sia un giocatore che si è meritato la pagnotta quest'anno, ma che non è un terzino a tutti gli effetti, quindi tanti limiti. Ci sono delle partite che andrei a perdere perché Cuadrado farà l'errore, dato che non è un terzino, e farà l'errore di copertura. Ma ci sono anche tante partite che ti fa vincere proprio perché Cuadrado è tanto offensivo ed esce dagli schemi soliti ai quali siamo abituati. Quindi credo che la verità sia nel mezzo. E queste votazioni, in cui andiamo un po' a destra, un po' a sinistra, sul vendiamo o teniamo, sono l'emblema di quello che sto dicendo. E so che non esiste una verità assoluta in tutto questo. Ognuno può avere la sua opinione e tutti possiamo aver ragione per quanto mi riguarda. E quindi questa era la rubrica per quanto riguarda la difesa della Juventus 2020-2021. Il prossimo anno teniamo o vendiamo? Se non avevate ancora votato su Instagram, vi invito a farlo qui sotto nei commenti di YouTube. Scrivetemi se volete vendere o tenere un determinato giocatore in modo da poter leggere e magari anche farmi un'idea se tutte queste percentuali che abbiamo espresso nel video sono veritiere oppure no. E rimanete sintonizzati su Instagram perché dalla prossima settimana ovviamente inizieremo a parlare anche dei centrocampisti. E lì lo so che sarà un casino perché i centrocampisti sono quel reparto che vi fa arrabbiare, ci fa arrabbiare, fanno arrabbiare, lo so, abbiamo un centrocampo fatto così, ne parleremo con calma la prossima settimana. Tanto noi ci vediamo su Twitch, noi andiamo online quando ne abbiamo tempo, quando ne abbiamo voglia, in cui facciamo chiacchiere a tema Juventus come queste, ma nel quale potete interagire in tempo reale, in diretta, e quindi non lasciatevelo scappare, qui sotto, link al canale Twitch, iscrivetevi, e mi piace questo video, se non l'avete ancora fatto. Ciao De Sciglio, grazie di tutto, ma soprattutto grazie a te Rugani, lo giocatore più odiato della storia della Juve, secondo Instagram.